Uno è il simbolo di Pesaro e grande gourmet. L'altro è un maestro pasticcere di fama mondiale. Dall'incontro tra questi due personaggi straordinari del nostro territorio, uno fanese, l'altro pesarese, nasce il panettone Gioacchino Rossini, la chicca del Natale 2018, molto più di un semplice dolce da ricorrenza. La scatola infatti si trasforma in un piccolo teatro dove rappresentare le opere di Rossini con dei personaggi da montare compresi nella confezione. Un'idea che premia non solo il palato, ma anche la creatività dei più piccoli e il gusto dei collezionisti. Ideatore della ricetta è il maestro pasticcere fanese Andrea Urbani, che ispirandosi al Guglielmo Tell ha pensato di mettere nell'impasto la mela candita, il frutto emblema proprio dell'ultima opera di Rossini, lavorando poi con l'aroma della cannella, la scorza di bergamotto e il cioccolato fondente, tutti ingredienti di alta qualità, per un prodotto artigianale senza conservanti e a lievitazione naturale. I personaggi invece sono ispirati al barbiere di Siviglia e durante le feste i più piccoli potranno divertirsi con i pop-up di Rosina, che sogna l'amore, e il suo spasimante, il conte d'Almaviva, l'anziano tutore Don Bartolo, il maestro di musica Don Basilio e Figaro, giovane e simpatico barbiere e soprattutto factotum della città. E sull'annosa questione dei canditi, che dividono i golosi in due categorie ben separate, Urbani ha precisato che se si usa la vera frutta candita, lavorata nel modo giusto, il sapore non può che essere straordinario, lontani anni luce dalle gelatine gommose imposte dall'industrializzazione di un prodotto che il mondo ci invidia. Il panettone Rossini, proposto nell'edizione di un chilo, sarà in vendita dal 16 dicembre a un prezzo consigliato di 37 euro nei negozi di tipicità locali, a Casa Rossini, a Pesaro, e in tutti i punti vendita by Guerrino.